Emergenza da sempre, non è una questione di recente, perché purtroppo in Italia tutti i collegamenti est-ovest sono sempre complicati. È il Molise, che di fatti è un'area interna tra i due mari, e che è ovvio che è penalizzata da quello che è stato una scelta di sempre, cioè di non infrastrutturarle a dovere. Ora ci sono delle iniziative in corso, come quella dell'elettrificazione, che porterà quindi a un vantaggio sulla linea ferroviaria. Ci sono delle strade che andranno completate e quindi ammodernate. E poi c'è questo progetto interessante di una biosuperficie, che sicuramente è necessaria per un territorio come Molise, non fosse altro perché spesso sono basi per la protezione civile, per motivi sanitari, per cui indiscutibilmente è un'esigenza necessaria. E poi bisogna ovviamente immaginare anche un utilizzo commerciale di una biosuperficie come questa, per provare a collegare il Molise con hub aeroportuali importanti come quello di Roma, di Bari o di Napoli, almeno i più prossimi. Ovviamente poi c'è anche tutta una rete di hub superfici che potrebbero essere collegate tra di loro. Qui ovviamente è in mano a chi fa impresa capire l'opportunità che si presenta e cercare di attivare un'iniziativa di carattere appunto imprenditoriale che possa avere successo. Una specie di Uber dei cieli, come ho detto poc'anzi, ma proprio per dare il senso che queste attività possono sicuramente dare vantaggio al territorio, ma avere anche un ritorno economico quando c'è dietro un imprenditore con le idee chiare sulle potenzialità di una situazione di questo tipo. Noi dobbiamo provare ad essere indipendenti, più indipendenti, perché l'indipendenza assoluta non è possibile, ma più indipendenti dal punto di vista energetico e nel minor tempo possibile. L'unica strada che possiamo percorrere sotto questo aspetto è insistere sulle rinnovabili. Se noi insistiamo sulle rinnovabili, e lo dobbiamo fare facilitando le autorizzazioni, perché in Italia purtroppo spesso quello che rallenta, come sempre, la burocrazia e le autorizzazioni e anche gli ostacoli dei territori, ma un territorio come il Molise potrebbe, puntando fortemente su queste energie rinnovabili alternative, potrebbe creare una maggiore indipendenza energetica per i suoi cittadini e le sue imprese. Quindi credo che questa è la prima cosa da fare.